Uè, ragazzi, e bentornati! Oggi vedremo la Trinità. Mitraglietta forze speciali, mitraglietta automatica con raffiche a tre tempi, più precisa se usata in brevi raffiche. Tutti noi penso già la conosciamo abbastanza bene. Questa mitraglietta, anche presente nell'altra modalità, finalmente oggi andremo a provarla insieme. Allora raga, l'arma di base ha 24 colpi, ogni raffica ci consumerà 4 colpi, le raffiche saranno automatiche, nel senso che comunque vi basterà tenere premuto il tasto di mira e non dovrete premerlo ogni volta, ma state molto attenti a come andate a scegliere l'ultima perk di questa arma. Purtroppo poco precisa dalla lunga distanza, molto comoda invece da utilizzare magari in movimento con una traslazione fasica per muoverci tra gli zombie con più facilità. Quindi sempre su questo punto ci tengo molto a ribadirvi di prestare attenzione con quale ultima perk andate a prendere quest'arma, ma in generale ormai tutte le armi dobbiamo scegliercele abbastanza bene, secondo il nostro stile di gioco, secondo come ci piace a noi, e poi cercare comunque di trovare un meta che sia leggermente più stabile. In questo caso l'ultima perk di rigenerazione dello scudo mentre sto fermo funziona un po' più per difensiva, possiamo dire, nel momento in cui sto fermo mi si rigenera lo scudo, però generalmente mi sono trovato veramente poco spesso a dovermi trovare fermo a sparare con quest'arma. Lo vedrete voi stessi, comunque certo fino a un certo punto possiamo anche difenderci con le scariche da 4 colpi, consumando tutto il caricatore a patto che gli zombie siano a media distanza. Vi ricordo che comunque dalla lunga distanza non sarà così efficace, perciò avrete tra molte virgolette il tempo limitato prima che gli zombie vi arrivino addosso, no? Stessa cosa vale durante le missioni. Se noi andiamo a prendere per esempio una missione dove ci pushano tanti zombie col frigorifero in mano e arrivano un paio di smasher, beh, capite che quest'arma passa già in secondo piano rispetto ad altre. Come un po' tutto del resto, no? In sé molte volte con quest'arma comunque non mi è dispiaciuto utilizzarla, un po' fisico, un po' d'energia anche per renderci conto comunque di cosa è possibile fare. Vi ricordo sempre di prestare molta attenzione sull'elemento che preferite scegliere sull'arma, ciò influirà parecchio nelle varie missioni, eh? Comunque, questo progetto spia, anch'esso disponibile dai lama, disponibile adesso, quindi se volete ottenere quest'arma mi raccomando di farmare biglietti e aprirne il più possibile. È la penultima di questo set che in teoria dobbiamo vedere, manca solo la doppio giochista se non sbaglio. Comunque, queste mitragliette vi ricordo che è possibile utilizzarle sì con Beetle Jet Ranger, ma anche con un soldato. In questo caso è un semplice fatto di mobilità con la traslazione fasica, mi sento molto molto più comodo. Per il resto il danno è completamente uguale, raga. Vi ricordo che utilizzare mazza assalto urbano piuttosto che utilizzare Beetle Jet Ranger come primario è totalmente indifferente sulle mitragliette. Semplicemente non possiamo utilizzarli entrambi, quindi se utilizzate Beetle Jet Ranger come primario ricordatevi di non mettere mazza assalto urbano nella build. Viceversa la stessa cosa. Se però noi andiamo a incrementare i danni critici e i danni base, in quel caso possiamo farlo. Basta non sovrapporre le due perk dello stesso tipo. Quindi, che build ho utilizzato per il video? Beetle Jet Ranger come primario, il vantaggio squadra di totalmente rock, quindi rispettivamente sempre subwoofer e ritmo di battaglia, colpo della cintola e lampo di gloria, che sono le due perk sulle pistole, e le mitragliette. E poi pronto e carico, che mi incrementa i danni per tot secondi dopo la ricarica, dopo ogni ricarica. Invece il percaggio dell'arma è stato fatto con un doppio livello critico e un doppio danno critico. L'elemento, come vedrete, l'ho switchato un po' fisico, un po' energia, però ovviamente anche fisico ha i suoi vantaggi. Comunque, che dire in più su quest'arma? Sicuramente non una delle più forti, sicuramente non una delle mie mitragliette preferite, anche perché poi, diciamo la verità, quando utilizziamo queste armi siamo sempre lì che speriamo che spari il più velocemente possibile, specialmente quando poi ci mettiamo a sparare ad uno zombie grosso ci accorgiamo di quanto siamo vulnerabili. Quindi, che dire, ve lo consiglio il potenziamento su quest'arma? Diciamo che possiamo anche passare oltre, nel senso, se abbiamo tutto poi possiamo anche scegliere di potenziarla, ma diamo la priorità ad armi che possano tornarci veramente utili sia in missione e sia per dare una mano ai nostri compagni. Vi ricordo che la stagione
ancora tanto tanto lunga, non sappiamo ancora purtroppo se uscirà un set nuovo in questa stagione. Allo stesso tempo, farmare i biglietti in questo periodo è veramente un parto, quindi non è che riusciremo tutti a permetterci di trovare tutte le armi con le perk particolari che ci capiteranno, no? Non si sa ancora purtroppo per quanto dureranno questi lama, ma vi terrò aggiornati. Comunque raga, io vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video, mi raccomando fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Cosa ne pensate voi della Trinità? Ci tengo molto a sapere la vostra opinione, con quale ultima perk preferireste trovarla oppure l'avete trovata? Insomma, aspetto le vostre risposte. Vi ricordo che se volete supportarmi come creatore vi basterà utilizzare il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite, sia su BR che su Salva indifferente. Noi ci vediamo col prossimo episodio. Bella bella!